Di nuovo insieme per una nuova ricetta. Carré di vitello, meraviglioso. E la ricetta che faccio oggi è molto semplice, la tomahawk. Quando c'è il barbecue, una delle cose più buone cos'è? La patata al cartoccio. Assolutamente. E ti ho già messi su. Questo è il sale. Secondo me, allora, su una carne così va gustata in maniera molto semplice, quindi andrò a prepararti una salsa molto semplice di accompagnamento per condire alla fine. Con aglio, buccia di lime, zenzero. Io tiro fuori queste. Perfetto. È arrivato il momento anche di cucinarla sull'osso. Andiamo a fare al volo un battuto di erbe da mettere sopra. Salvia del timo, vado a mettere sulle patate giusto un po' d'olio. Mettiamo la tomahawk di carré di vitello, guardate, spettacolare. Sale con un leggero retrogusto di limone. Lo cedo al mio amico Stefano e adesso però andiamo a fare anche la tua ricetta. Va bene, pronto? Prontissimo. Per Stefano si fa e come, guarda qua. Quando si vanno a tagliare dei tagli così importanti, bisogna tagliare di netto. Io intanto vado praticamente a rifare una sorta di milanese in maniera molto semplice. Quindi uova, andiamo a sbattere. Come pane, anziché utilizzare il classico pane avanzato, questo è un pane in cassetta che rimane molto più friabile, andiamo a panarla per bene e andiamo a abbinare carne e pesce. Gambero rosso, ho tenuto, vabbè, ovviamente la parte della polpa l'ho tenuta, qui ho soltanto le teste. Andiamo a recuperare. Anche me le frulli? Certo. Per piacere. Posso andare a ruota libera? Vai. No, ti ho fatto uno scherzo. L'ho già fatta. Te pareva. Una volta fatta, la setacci e ottieni questa. L'ultima cosa da fare rimane il gambero. Sì. Facciamo una tartare di gambero. E mettiamo giusto un po' di buccia di lime, un po' di sale e olio. La tagliamo un po' come fosse una tartare di carne. La carne la metto un po' dentro nel pane. Vado a friggerla. Wow! Sì. Vedi? Bella morbida ancora, quindi la teniamo bella succosa dentro. Vedi che fuori è bella... Cavoli, ma veramente ci ho messo un attimo. Rimane da impiattare. Andiamo a riprendere la salsa che hai fatto tu in maniera ottima. Ma si entra nella parte artistica. Andiamo a posizionare il nostro carré di vitello. I gamberi. Questa è una salsa fatta con limone, semplicemente emulsionato con l'olio, quindi limone in purezza. Questi sono dei germogli. Dei germogli, sì. Visto che mi hai parlato del sale al limone, direi che mai come adesso ci sta. Mi permetto di prendere il tuo piatto. Fai benissimo. Un calice anche a me. Un calice? Eh sì. Cosa diciamo cin cin. Lo dedichiamo a tutti quelli che ci seguono sul canale sfizioso.it. Provano anche a rifarlo a casa. Assolutamente. Così diteci anche come è venuta. Ciao, alla prossima. Ciao, alla prossima. Grande.